preparazione della settimana santa può essere facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo. Sono grosse responsabilità. Cerchiamo di non togliere molto tempo ai turisti, che siete venuti per ascoltare loro. Brevemente io voglio soltanto dire alcune cose. Devo parlare della Concordia di Santa Monica, che ci ospita in questa bellissima chiesa, e la processione bianca che è proprio la Concordia di Santa Monica che organizza tutti gli anni. Quelle che noi vediamo sono per lo più rappresentazioni ottocentesche delle processioni, nei modi, come muoversi, quello che si porta in processione, e hanno un'origine abbastanza comune tra tutte le confraternite della penisola salentina. Allora, la processione bianca della visita agli altari della Reposizione, organizzata dalla confraternita di Santa Monica, parte da questa che è la chiesa storica per eccellenza della Santissima Annunziata, alle ore 3 del Venerdì Santo. I cancelli d'ingresso vengono aperti a mezzanotte per poi essere richiusi alle 2, dopo che saranno entrati tutti i partecipanti che rigorosamente dovranno indossare scarpe nere, pantalone nero, calze nere e una maglia bianca. Per lo più sono 320 incappucciati, a cui si aggiungono 20 bambini, i più piccoli, che porteranno i fiori, 60 confratelli, 130 volisti del miserere, per un totale di 530 partecipanti, a cui però bisogna ancora aggiungere più di 40 musici che fanno parte della band. Quindi possiamo dire che si sfiorano le 600 unità per questa processione. L'arciconfraternita ha il suo sacco, ossia la sua veste, rigorosamente bianca, con cappucci e scapolari, anche essi rigorosamente bianchi. Nel 1991 vengono sostituiti gli allora guanti celesti con altri guanti, stavolta di colore bianco, per uniformare il tutto. Una cintura nera agostiniana cinge i fianchi dei partecipanti, e noi siamo l'unica confraternita che non ha né cingoli e né cordoni alla vita, ma abbiamo la cintura tipica agostiniana. Il corteo processionale viene aperto e chiuso da quattro fiaccole con fasce ricamate. Simboli per eccellenza della confraternita sono lo stendardo, ho detto anche vela, il gonfalone, detto anche palmetto, e il labbro, su cui sono ricamati i simboli della arciconfraternita. Queste cose vengono a un posto di riguardo nella processione e sono collocate in bella mostra. Fiaccole e lampioni si alternano all'inizio con le crocette portate a spalla dai più piccoli, e poi, sempre fiaccole e lampioni, nella seconda parte del corteo vanno a intervallarsi con i misteri, meglio noti con il nome di martiri, assegnati questa volta ai partecipanti più alti. I misteri sono gli strumenti della passione, il latino arma Christi, ossia gli oggetti usati per la crocifissione di Gesù. La cura del dettaglio per quanto riguarda i misteri ha raggiunto un alto livello di perfezione. I martiri nostri sono veri e vengono portati con notevole realismo. Vorrei approfondire velocemente.
Le sfide invece rappresentano i peccati dell'uomo. È possibile che le corone siano anche più di una. D'altronde, sulla testa di Dio tradizionalmente ne sono cinque, sul triregno del Papa tre, e avanti così. Una corona di spine posta su un teschio è testimone di eterna dannazione, mentre una corona collocata su una croce priva del crocifisso rappresenta un elemento amico e liberatorio. Non voglio tediarvi con queste cose, ma voglio provare a dire ancora che cosa di diverso. La scaletta che noi portiamo in processione, che ben conosciamo, è l'asse del mondo, ossia il collegamento che tramite Cristo consente all'uomo di raggiungere la dimensione divina. La scala è una struttura attraverso la quale è possibile effettuare ascese e discese, e il suo utilizzo è diventato sinonimo di relazione dell'uomo. Il gallo che richiama il tradimento di Pietro è simbolo del possibile riscatto dalla colpa. Anticamente il gallo era portato in processione accanto alla colonna, e la colonna era una chiara allusione all'idolatria e alla falsa religione di quelli che avevano catturato Gesù. Ho voluto, seppur brevemente, soffermarmi sull'aspetto culturale e antropologico dei misteri della passione del Redentore. Tutti sanno, tutti voi sapete benissimo, quali e quanti siano i martiri portati in bella mostra degli antichi piatti d'argento. E non sono io qui a ripetere l'elenco che potrebbe diventare cosa tediosa, ma voglio aggiungere che questi oggetti, nella loro semplice essenzialità, esprimono il concetto di Cristo esprimono il concetto che il dramma di Cristo si sta svolgendo ora e qui. La parte più solenne della processione è quella dove si vedono i confratelli portare in spalla il simulacro della madre dolorosa, non ancora voltata, e quindi con colori diversi dal nero, come potete vedere la Madonna della Luce. Si tratta di una struttura in cartavesta di scuola leccese della fine del 1800. Ai piedi della Vergine vedrete un mare di garofani bianchi che, terminata la processione, vengono distribuiti ad ogni singolo partecipante, che felice porterà a casa il profumo di quella notte e il ricordo di quella Pasqua. La statua è preceduta dal cantore dei più piccoli, che ha visto scoperto, portano il loro cestino bianco di fiori, seguiti da tulipoli e navicelle, incensieri e talette impropriamente, che spandono nell'aria l'incenso, che è il profumo di Dio. Ed ecco il miserere, questo canto struggente e penitenziale, cantato a più voci da un coro di 130 persone, anch'esse rigorosamente in bianco, con lo scapolare aperto, che ricordano la preghiera di Davide al Signore per la remissione delle sue colpe. Il miserere, insieme alla banda che apre il corteo, suonando le marce funebri più famose e toccate, è la colonna sonora della processione, momento di misticismo e di commozione. Lampioni e fiacre illuminano il cammino. Tra questi, di notevole fattura, abbiamo due lampioni veneziani, austeri nella loro eleganza, e due lampioni bolognesi, donati appunto dall'arciconfratello della nostra madre di Bologna, e per questo chiamato il bolognese. Da qualche anno sono stati aggiunti quattro pila, le lance dei Romani. E a proposito di lance,
Voglio ricordare che abbiamo anche 4 lance originali che vengono da Roma e che furono usate nel film capolavoro Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ed è proprio con questo nome che noi le chiamiamo, le lance di Zeffirelli. Di particolare valore inoltre è la braganella a croce del 1700 che viene fatta suonare davanti alle chiese incontrate sul percorso. Il corteo termina con i confratelli e il governo. La processione è segno del popolo di Dio in cammino verso il cielo, come quello ebraico era in marcia verso la terra promessa. Un viaggio penitenziale in cui potersi dare il tempo per meditare, in cui tutto assume anche un valore simbolico, come per esempio lo stesso rumore che rappresenta la sofferenza dell'umanità nel corso dei secoli. Una curiosità: gli altari della deposizione, impropriamente detti sepolcri, che noi visitiamo, un tempo venivano oscurati coprendo inizialmente il crocifisso e poi anche le altre immagini sacre con drappi di colore viola, e addobbando il tutto con fiori bianchi e chicchi di grano germogliati al buio. La tradizione popolare voleva che i fedeli visitassero 7 altari, 7 come il numero biblico per eccellenza, come le virtù, i peccati capitali, i doni dello Spirito Santo e i sacramenti. Il numero 7 non indicava però soltanto il numero dei luoghi da visitare, ma rimandava anche alle 7 tappe di Gesù durante la sua passione, in una specie di anticipazione della Via Crucis. Quindi 7. Le tappe fatte da Gesù, dal cenacolo all'orto dei Getsemani, dall'orto dei Getsemani alla casa di Anna, dalla casa di Anna alla casa del gran sacerdote Caifa, da Caifa al palazzo di Pilato, da quello di Pilato a Erode, di nuovo da Erode a Pilato e infine dal pretorio di Pilato al Calvario. La regola vuole comunque che non siano mai superiore a 7 e inferiore a 3. È sempre il numero dispari ed è per questa ragione che la nostra processione visita 3 chiese con i rispettivi altari. Molto successivo è il rientro in chiesa della processione ed è ancora più bello il momento in cui la Madonna rientra in chiesa, la piazzetta antistante e stracolma di fedeli. Fiaccole e lampioni le fanno da cornice. Il simulacro, dopo essersi fermato qualche istante sul sagrato per permettere ad ognuno di formulare una preghiera alla Vergine, rientra in chiesa sulle struggenti note dell'Ave Maria di Schubert. Il maestro del Miserere, Francesco Ambrosini, erede di una famiglia che ha sempre curato questo coro, intona per l'ultima volta e tutti i partecipanti commossi si abbracciano e si scambiano gli auguri, rimandandosi alla prossima processione. Serena processione a tutti.